qui è inizio la nostra nuova avventura. Il nostro primo obiettivo è la conquista del Llullaillaco, un vulcano di quasi 7.000 metri che si trova nel nord del Cile, ai confini con la Bolivia e l'Argentina. Sembra troppo facile. Ogni tanto succedono degli inconvenienti, inevitabili in questo tipo di terreno. Qui abbiamo bucato, per esempio. Come si vede, il nostro viaggio richiede di arrivare alla base del vulcano attraversando il deserto di Atacama. Per cui montiamo il campo. Bandiera del Cile, la piazza centrale di San Pedro d'Atacama, e questa è la tipica chiesa, iglesia. Quello che c'è sopra San Pedro e tutto intorno è questo, una serie infinita di vulcani. Questa città consente un breve riposo ed è dotata di un ottimo museo che raccoglie i resti dell'antica civiltà atacameña che c'era qui ancora prima degli Incas. Guillermo Eliano Alberto Paolo Maurizio Piero. Ecco Arnaldo. Per uscire dal canyon dobbiamo superare in arrampicata una fessura che nella parte terminale è un pochino esposta. Come si vede, l'arrampicata viene condotta in libera interamente. Bravo, bravo. Momento lì. Dietro.
niente. Casa del diablo. Ci troviamo a 4300 metri, a 20 km dalla frontiera boliviana. Sono le 4 del mattino, ci stiamo preparando per salire sul Licancapo. Quasi l'alba. Ecco finalmente l'alba. Quota di poco superiore a 5.000 metri. Siamo a quota 5.556. Ola. Questo è l'orlo del cratere. Esto es una pacheta de los incas y donde dormían los incas aquí, y aquí mucha cerámica, muchas leñas que traían desde San Pedro Atacama. Entonces siempre lo hago una costumbre aquí para la Pachamama, para la tierra, para todo, para que subamos al Licancabur tranquilo, sin humedad, de todo. Sta facendo un rito sacro, perché qui dice che l'Inca quando saliva alla vetta si riposava. Ghiacciato, che è spettacolare, è la fine del mondo. In ginocchio. Di
Allora, siamo arrivati sotto al Giudice Giago, quota 4000. Maurizio sta sistemando il suo sacco a pelo. Saluta. Vento in coda, non so se riusciremo ad arrivare a 5-6. Siamo sotto vento, quantomeno sotto vento. Eccoci al Salar di Acqua Caliente, Acqua Caliente. Thank you.